Nel mondo della velocità, l'acqua diventa spessa. Densa. Un ambiente alieno da attraversare combattendo. Eccezionalmente, un nuotatore allenato può fare 2 miglia in un'ora. Niente se rapportato ad altri mammiferi come questo tipetto, il delfino, che nuota fino a 5 volte più velocemente. Ma solo al rallentatore capiamo perché il delfino si trovi così a suo agio in acqua. E perché noi no? L'acqua è 800 volte più spessa dell'aria, così tanto che trattiene e deforma i nostri corpi morbidi che nuotano, causando una frizione e ostacolandoci nei movimenti. Osservate cosa succede al signor delfino. L'acqua non ne deforma affatto il corpo, accarezzandolo dolcemente. Questo perché il delfino ha una pelle molto spessa, come gomma, che non fa muovere il suo grasso. Così, mentre noi facciamo fatica a nuotare, il delfino non ha problemi. E quando deve nuotare veloce, il delfino lo fa sembrare molto facile. Se guardate 40 volte più lentamente, vediamo cose invisibili a occhio nudo. Poiché l'acqua scorre con facilità intorno al suo corpo a forma di siluro, il delfino può nuotare velocemente senza il minimo sforzo, risparmiando le energie per, mettersi in mostra. Prendete un peschereccio, il quale sotto la spinta del suo pesante, rumoroso e inquinante motore diesel tenga una velocità di 10 nodi. Adesso il pesce pescato, chiedo scusa a tutti quelli che hanno descritti i mali della pesca industriale, sul peschereccio si comincia la prelavorazione del pesce, per cui in mare si buttano tutte le lische, insomma tutti i residui. Il pesce cane, che si nutre di queste cose, segue passo passo il peschereccio e mangia quello che viene buttato giù dal peschereccio. E quindi per seguire il peschereccio per lungo tempo deve tenere la stessa velocità, 10 nodi. Ma il pesce cane non ce l'ha il motore diesel pesante come questo. Anzi, lui tiene la stessa velocità dando un colpetto di coda ogni tanto. Cioè, per unità di peso, lui consuma adesso i numeri non me li ricordo, quindi non mi fate dire stupidaggini, ma consuma comunque una piccola frazione dell'energia che consuma il peschereccio. E qual è la differenza? Che il peschereccio opera solo di bruta forza, cioè il mare oppone una resistenza all'avanzamento e io la vinco di brutta forza, cioè metto un motore della Madonna che vince la resistenza del mare. E il pesce cane invece che fa? Il pesce cane vivo, a differenza del pesce cane morto, ha delle proprietà per cui dalla sua pelle partono dei lievissimi campi elettromagnetici. Tanto per dire, è 1 milionesimo di volt su centimetro, quindi niente, no? Che mettono in fase le molecole d'acqua che circondano la sua pelle, per cui l'acqua non fa attrito. Quindi lui si guarda senza attrito. Nel momento in cui lui muore, questi campi si spengono, quindi l'acqua vicina alla sua pelle non è messa più in fase. Risultato, per trainare un pesce cane morto ci vuole una fatica della Madonna, di nuovo.